go anywhere. Non che sia un mio diritto, per l'amor di Dio. Ma volevo parlare un po' con la vostra coscienza. La prima volta che mi trovavo a corto di soldi, voi proponeste di disfarmi di uno dei due appartamentini di mia proprietà, dicendo che avevate la persona che comprava. E io con l'acqua alla gola c'è niente. Questo poi avvenne una seconda volta, quando perdetti addirittura il posto di ragionire, mi dispiace pure del secondo. Ho saputo poi che tutti i tuoi appartamenti li avete comprati voi. Vi faccio i miei auguri che ve li possiate godere per 100 anni. Ora, voi mi anticipaste 40.000 euro sulla casa che abito con i miei figli. E mi faceste firmare una carta dal notaio dove c'è il diritto di riscatto da parte mia mediante la restituzione della somma nei 6 mesi dalla fine. Il pegno è scaduto a 20 giorni e d'accordo. Ma voi mi mandate l'ingiunzione del vostro avvocato. O paghi un fitto di 4.000 lire al mese o male. A parte il fatto che non ho dove andare, d'altra parte non posso pagare 4.000 lire al mese. Voi avete il coraggio di pigliarvi quella proprietà per 40.000 lire. Ma non sono 40.000 lire. L'impegno dice che se voi non pagate 40.000 lire nei 6 mesi, la signora Amalia è tenuta a versarvi altre 50.000 lire per diventare proprietaria del vostro appartamento. E perciò l'avvocato va fatta l'ingiunzione, perché non volete accettare le 50.000 lire. Pigliata per me. È trovata la nata casa. È trovata la nata casa? Con mia moglie, con 3 creature, mi trovo una casa! E allora che volete fare? Che stanno? Che ne ho? Io ho 15.700 lire. Ho venduto 2 giacche e un pantalone d'inverno, roba che non valeva nemmeno. Ma sapete quei prezzi di oggi. Io volevo consegnare alla signora questa somma a scomputo delle 40.000 lire che le tengo. La società mi deve liquidare quasi 80.000 lire, questione di giorni. Ma scusate, voi questo lo dovevate fare nei 6 mesi dall'impegno. E non ho potuto. E che volete a me? E non ho potuto, credete? Così fosse vero, uno esce e si trova una casa. Una volta era facile, perché anche se si andava ad abitare una più brutta, più meschina, come ci io con piacere, perché in fondo la vera casa nostra era la città. La sera si usciva, si incontrava gente calma, tranquilla, si scambiavano sorrisi, saluti, c'era quella sensazione di protezione scambiata. Uno pure se si voleva divagare un po' senza spendere soldi, usciva per vedere come erano aggiustate le vetrine, senza invidia, senza rancore. Uno vedeva un oggetto e diceva quanto è bello. Faceva tutto il possibile per conservare soldi e poterlo acquistare nei limiti delle proprie possibilità. La trovata a casa. Oggi che non appena metti i piedi fuori di casa tua ti sembra di trovarti in una terra straniera. Del resto non è cosa mia. Se donna Amalia vuole. Donna Amalia, qua ci sono 10.700 lire. E fatelo per quelle creature mie. Che vi giuro sapeste quanto mi costa doverlo dire. Oggi non mangeranno. Ma scusate, ma queste sono belle chiacchiere. Oi mia, tante volte. Ma voi esordreste a vistro vigliore. E non mi venite a dire che lui guardi il vostro macchiato e non ve l'ha papà. Ma perché? Quando rinda a casa mia si mi è stata lì uno, si mi è venuta a tu. E i figli miei non l'hanno sofferta a papà. Lui, quando lui teneva il posto, e a sera facevo le passeggiate a perdere tempo andando in vetrina. Mangiavamo scorze e pasiello per l'uva, una pizza che sana, 2 pomarola e senza grassa. Non mi dispiace, ma è che se mi trovo. E lui guardi il vostro e a casa lo sta via.
pigliate 50.000 lire a mano all'avvocato. E si pulita a rimanere in da casa che fa ricordo quando voi mangiava e noi stavamo riuniti. Pavato manzina, casino variato, caccia facita piacere. E mo ragioni lassate, c'è perché tenimmo che fa. Spullamma ragioni, spullamma, iata, iata, con chi è sempre buono, iata, ragioni, iata. Oh! Ma credo che la capite, ne avevo detto sé. Dove? Si chiude a Bacciarecce.